Torino e la velocità web. Cosa significa in termini di sviluppo per la città? Beh, la connessione, ormai la connessione in fibra è una condizione necessaria per fornire servizi che negli anni 2000 le aziende e i cittadini richiedono. Se voi pensate tutto quello che significa il cloud computing, il telelavoro per le aziende, le web conference, tutte si basano su una connessione veloce, rapida ed efficace ed efficiente, ma anche per il cittadino. Se voi pensate all'evoluzione del video streaming, della musica on demand, l'Italia ha dei grossi ritardi. Torino, grazie all'accordo con Metrowave, porta sulle case di tutti i cittadini, il 70% dei cittadini a fine anno verranno raggiunti dall'accesso di Metrowave e dai suoi carrier, in questo caso oggi vedremo quello di Vodafone, con delle velocità eccellenti che la portano nelle best practice a livello europeo e mondiale. Questo è un servizio per i cittadini, è un servizio per le imprese, è un must negli anni 2000. Questo servizio quanto potrà realmente essere utile? Questo permetterà ai cittadini, agli operatori, ai professionisti sul territorio di avere connessioni, oggi vedremo, fino a 300 mega. Questo vuol dire essere iperconnessi e potersi connettere da Torino con il mondo e quindi agevolare quelli che sono scambi commerciali, scambi informativi, poter lavorare in smart working. Oggi è la giornata dello smart working, del telelavoro. Voi pensate cosa può voler dire potersi collegare da casa e lavorare con qualunque impresa in giro per il mondo grazie alla connessione veloce. È parte di un processo di rivoluzione mediale, di rivoluzione digitale? Voglio dire, oggi abbiamo presentato a Torino a dicembre dello scorso anno, anche in termini di e-government, quali sono le nuove tendenze di sviluppo della rivoluzione digitale, dove appunto il cittadino e le imprese potranno lavorare dalle proprie postazioni e quindi la connessione è quella strada alla base su cui far convogliare i servizi che oggi tutti noi ormai utilizziamo abitualmente.